Salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Kuro Naeda, il live show. Bastarda, bastarda. In prima fila al tuo posto, ora rilassati un po'. Puoi trovare il contenuto giusto, perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non restare qui, da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai, Kuro Naeda Live Show. Salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Come si sente? Ho modificato le impostazioni. Devo togliere il gain, vero? Il gain mi sa che... Sì. Anche perché se Bea scopre come sul gain mi picchia. Oh no. Ciao Nael. C'è un po' di rientro. Come c'è un po' di rientro? Allora un secondo. Se faccio una magia. Rimetto il gain. Meglio? Era meglio prima o ora? Meglio prima o ora? Perché ora ho rimesso quello vecchio. Devo provare qualcosa di nuovo. No. Come se ci fossero due microfoni. Ma questo non è possibile. Fa sentire un po'. Fa sentire un po'. No, non mi sembra. Forse è la qualità del mio microfono che non è fantastica, ma non dovrebbero sentirsi due. Ok, magari non metto l'eco. Vabbè, noi procediamo, poi vediamo se è il caso. Comunque mi sa che devo accendere il condizionatore che... Ma se no, fanculo condizionatore, c'è una bibita fresca, mi basta, avanzerà, giustamente, sicuramente. Allora, continuiamo a giocare con questo videogame, perché l'ultima volta siamo stati cacciati via dalla rigatteria del signor rigattiere, che non mi ricordo come si chiama, il rigattiere, del signor Pop Windbank, perché... abbiamo scoperto che il nostro Edgar Benedict, il giovane gentiluomo, è in realtà un criminale che a quanto pare doveva fottere il contenuto dei dischi e della giaccona, che in realtà era di Gina alle strade. Pickpocket, come si dice? Ah, vabbè, c'è anche scritto pickpocket. La borseggiatrice. E effettivamente questa volta è lei nel giusto. Non stava fottendo qualcosa, stava riscattando effettivamente una cosa sua. Quindi, he appeared at Windbank Pawnbrokery, accusing Gina of stealing his redemption ticket, ma non è così. E poi è arrivato, poi ci ha puntato il ferro. Non era il maggiordomo, ma il gentiluomo, sì, ma ci ha puntato il ferro. Fortunatamente poi è arrivato il nostro competentissimo Bobby londinese della Scotland Yard, che ha detto... fermi tutti, e lui è preso e se ne è scappato via. Quindi lui in realtà ora è un fuggitivo. 15 aprile, Baker Street. Vedete, è per questo che odio i grandi. Persona 5 in momento. Tutto ciò che fanno è dirti delle bugie e poi ti prendono la roba via da te. Oh, ma davvero, Mr. Strade? Dimmi, quella giacca che... che hai addosso ti sta tenendo caldo? Cosa?
Oh cielo! Ma... di certo te l'avranno data. Sì, e il tizio alla fine me l'ha fatta tenere. Dopo che l'ho bucato con lo sguardo abbastanza a lungo. È andato a tenersi, a cercarsi tra le tasche e poi... Esatto, è punto il ferro. Si è ficcato le mani in tasca e ha detto... Tieni, prendi. Prima di dirmi di andarmene. Ripaga sempre, guarda male la gente. Beh... credo che un giorno ti farà andare nei guai. Ti ricordo che quello che volevo era quel dischetto luccicante. Ah, il dischetto musicale. Ma Mr. Windybank ha detto che non voleva niente. Beh, credo che tornerò a dare un'altra menata. Un altro bel... bucata di sguardo. Non credo proprio, Miss Lestrade. Non entreremo a Windybank oggi. E perché no? Non è giusto. Beh, temo che non ci sia modo di fare altro. La polizia sta investigando la scena ora e probabilmente sta prendendo una testimonianza da Mr. Windybank. Ma il dischetto è mio. Avevo il biglietto per... Avevo il biglietto per il giaccone ed era nella tasca del giaccone. E doveva esserci pure qualcos'altro. È quello che ha detto l'altro tizio, no? Sì. Ha detto riguardo il fatto che dovesse esserci qualcos'altro, vero? Beh, anche quello è mio, allora. Qualunque cosa sia. Ora sto davvero cercando di... spingere la sua fortuna. Miss Lestrade, credo che sia arrivato il momento di ammettere sconfitte. Hai avuto il tuo bottino per la giornata? Sì, ed è tutta colpa tua, Sholmes. E ora quali sarebbero i tuoi piani? Cenerai con noi questa sera? Eh? Iris sarebbe deliziata nel cucinare, sono certo. E potrebbe... E io potrei intrattenerti con... del... come si dice... una recita di violino modesta. In realtà, come l'ha detto, non era molto modesta, ma... Io la apriamo stamattina, con la mia forza, il braccio, il bicipite, il mostro! La forza mostruosa apro le latine con una mano. No, no. Perché dovrei venire al posto tuo, eh? Hai perso... hai perso la capoccia o qualcosa del genere? Cos'è non abituata alla gentilezza? Oh cielo, è sparita. Ed essendosi arrabbiata con me in modo abbastanza non necessario. Il braccio è più di 9.000, esatto. Aggiungerei. Io non posso che chiedermi se forse verrà comunque. Ma so perché il nome del gioco comunque, perché è altino. Ma infatti è al massimo. Non sono stronzo io. Dovrebbe essere uguale in chat, ma più basso per me. Interessante. Non appena avrà l'occasione per calmarsi, credo che ci sia una buona possibilità che deciderà di venire. Molto bene, allora. Informerò Iris di mettere un posto più per il nostro potenziale ospite a tavola, allora. E un'altra cosa... Sarò grato di avervi in compagnia dopo. Scusa?
Credo che sarebbe fantastico mostrarvi una sorpresa. Oh, ma che emozione! Cos'è? Dovrà aspettare per vedere, Messa Susato. Fino ad allora! Beh, direi che non abbiamo nient'altro da fare qui. Andiamo alla... Il pipuritto. No, 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 no! Aspetta, qual è l'ultima cosa? Pipuritto Max. Cazzo, magari avere tutti quegli spazi per le motte. Ah, Susie, ero uno. Venite, venite. Buon pomeriggio, Iris. Grazie per la colazione stamattina. Ah, non di niente. Oh, cielo. Guarda che ore si sono fatte. Occupata come sempre? Lo sono. Sto preparando tutto quanto per la cena di stasera. Di già. Stai già ovviamente cucinando qualcosa di speciale, vero? Oh sì, dopo tutto ci sarà un ospite speciale. E indovina chi è? Dai, indovina, non indovinerei mai. Guarda che i suoi piccoli occhi che brillano. Oh cielo. È abbastanza imbarazzante quando sai già la risposta, vero? Basta un pochino il volume comunque. Ginny, non è emozionante? Oh, ah, che sorpresa! È una notizia fantastica. Oh, wow, Iris sembra davvero gioiosa l'idea. Non riesco... Non posso aspettare. Vedere se riesco a imparare qualche trucco per borseggiare da una vera professionista. Oh, sì, sembra divertente. Non sono sicura che sia molto appropriato. Non credi, Mr. Naruodo? In ogni caso, Iris, che cosa sta facendo Mr. Sholmes? Harley? Oh, era così da quando è tornato. Ehi, Mr. Sholmes? Ti pregherei di non parlarmi. Scusa? Non so chi sei, ma per cortesia, vattene. Come puoi vedere, non sono qui. Io non so come rispondere. Ah, mi scuso, quando fa così è completamente immune a tutto. Sì, lo vedo. Davvero, si comporta come un bambino a volte, Harley. Mr. Sholmes e Iris hanno una relazione da padre, madre e figlia, non credi? Sì, peccato che è Iris il genitore qui. Un genitore figlio avrei dovuto dire, in effetti. A pensarci, mi chiedo dove siano i suoi veri genitori. Qual è il problema, Runo? Hai una faccia strana. Oh, no, non è niente. So cos'è. Perché questa ragazzina vive qui con Mr. Sholmes? Ti stai chiedendo, giusto? Come? Come hai fatto? Oh, Runo, ti riesco a leggere come un libro. Questa ragazza è spaventosa. È pericolosa. Non preoccuparti, puoi chiedermi qualunque cosa, non ho problemi. Ok, allora glielo chiediamo. Anche se sono un pochino più curioso di capire... di capire perché Sholmes è così. Cos'è, non è il suo vero... Di certo ti chiederai perché vivo qui con Harley, giusto? Beh, sì, mi è passato per la testa. È quello e dove sono i tuoi veri genitori? Mia mamma e mio papà non sono più con me. Mamma è morta quando sono nata. E attorno allo stesso periodo, mio papà... Beh... è dovuto andare molto lontano per uno di quei casi dove lui e Harley
lavoravano assieme. Oh, aspetta, hai detto lui e Orly? Sì. Papà e Orly risolvevano sempre i casi assieme. Non l'aveva mai detto prima. Li ha scritti tutti nei suoi diari. Ecco cosa c'è in quel forziere. Davvero? Li ha scritti tutti? Quindi intendi dire che sia vero? Mr. Sholmes aveva davvero un partner con cui concludeva i casi più difficili. Oh, esatto. Voglio dire, è sempre bello averne uno, giusto? Quindi il partner di Mr. Sholmes era tuo padre. Esatto. Harry mi ha detto che non potevo, che non... non mi era permesso guardare nel forziere. Ma quello me l'ha fatto soltanto venire più voglia di aprirlo. E così l'ho fatto. E hai trovato il memoir di tuo padre. Esatto. Quindi ho chiesto a Orly chi li ha scritti. E lui è quasi caduto dalla sua sedia. Ma allora me l'ha detto. Ed è così che ho scoperto che l'autore di tutte quelle scritte era mio padre. Quindi il padre di Iris era il partner di Mr. Sholmes. Ho praticamente vissuto con Harley tutta la mia vita. Ero piccina quando mi ha preso. Quindi era uno shock. Quando Harley mi ha detto che non era davvero mio padre, voglio dire. Deve esserlo stato. Mi chiedo perché Mr. Sholmes decise di dirtelo, così giovane. Harley dice che è perché non sarebbe stato capace di nasconderlo da me. Oh? Beh, avendo vissuto con Harley tutti questi anni, puoi dire che... potresti dire che i suoi metodi per osmosi sono finiti anche su di me. Ci sono alcune cose che riesco semplicemente a vedere. Specialmente le bugie. Non so sempre quando le persone mentono, prima ancora che aprono le loro bocche a volte. Capisco. In ogni caso, ero così affascinata quando ho letto i diari di papà. Ed è per quello che ed è stato quello a ispirarmi a scrivere le avventure di Sherlock Holmes. Ho sempre pensato che fosse Mr. Sholmes che ti dicesse quelle storie. Oh no, Orly non è assolutamente capace. Si dimentica tutto. Non appena finisce un caso, sparisce dalla sua testa. Oh, capisco. L'altro giorno era imbarazzante. Come al solito si è completamente dimenticato del caso che aveva appena risolto. Saper leggere sì che è pericoloso. Tutti a terra, sa leggere! Quindi, il giorno dopo, ha riunito tutte quante le persone e ha risolto il caso di nuovo. È stato uno shock per tutti. Puoi dirlo di nuovo? Quindi condividi il cognome di tuo padre, giusto, Iris? Iris? Esatto, Wilson. Mio padre è dottor John H. Wilson. L'ho imparato dai suoi diari, che è un dottore di medicina, vedi? Ed è per questo che mi sono messa a studiare, affinché potessi essere anch'io, a prendere anch'io un dottorato. Il padre di Iris, che è andato in una terra lontana, ed è un dottore che si chiama John H. Wilson. Aspetta, ma non è mica il dottore... No, non è mica quello che era in Giappone? Quello che è stato ucciso? Era quello! Oddio mio! Era quello che avevano detto... Quello che...
Era quello che ha ucciso! Che credevano fosse stato Rinosuke ad aver ucciso e lui si è difeso da solo! Wow! Ok! Azzo, era il babbo di... È così. Professore di medicina che stava visitando l'Università Imperiale Yumei. Ah, ok, no, stavo leggendo le Turca miseria, Nile. Meno male che scherzo. È l'uomo che... in tutte... nella più bizzarra delle circostanze... perse la vita... poco prima che partimmo per il Giappone. Mi sei scusato? Sì. Forse non dovremmo continuare questa conversazione. Non ora. Credo che sia per il meglio. Ecco, parliamo di Gina alle strade. Quindi, per Ginny tu intendi Gina... Miss delle strade, la giovane donna che McGilded... dal caso di McGilded di 2 mesi fa, giusto? Sì, che mi ha anche rubato la mia lancia granate fumogena sperimentale. Anche se dopo quel processo l'ho rinvitata qui e abbiamo avuto cena assieme. E ora siamo le migliori amiche. Oh, beh, che fantastica avventura. Sì. Ora se l'incontro per strada, lei scappa quanto più veloce che può. Oh. E io la inseguo nei vicoli. Interessante idea di amicizia. E poi la lascio avere l'ultimo colore di granata fumogena che ho trovato, che ho inventato. Oh. Ci sono così tanti colori nel mondo. Ginny vuole che ne faccia un intero arcobaleno. O forse soltanto 9 munizioni. Suppongo che questo voglia dire che gli hai lasciato la lancia granate, giusto? Ah, sì. Beh, mi ero comunque annoiata. Hurley dice, registra sempre allo stesso modo quando gli sparo con quella. Povero Hurley. Oh, non riesco a aspettare, cioè non vedo l'ora che Ginny arrivi. È passato un sacco di tempo dall'ultima volta che è venuta. Sono così emozionata. Beh, spero che arrivi davvero. Ok. Ah, miei cari... Oddio, aspetta. Ah, miei cari compagni! Che gioia vedervi! Ah, Mr. Sholmes! Perché non vi siete palesati prima? Ah... Beh, non è importante ora. Quindi, come diavolo state? Siamo stati con te la maggior parte del giorno. Oh cielo, ma davvero? Dimmi, Mr. Sholmes, il tuo violino come sta? Ah? Il mio violino? Di che stai parlando, cara? No, non è importante ora. Ho qualcosa di molto più interessante da farvi vedere. Guardate, miei cari. Oh, un altro dischetto musicale. No, non un altro dischetto. Mi è scusato? Questo è quello che Gregson ha richiesto che noi dessimo come prova. Il dischetto di Mr. McGilded. Oh cielo! Ma... Che ci fa qui? Sai, a volte, Mr. Naruto... Credo che... io abbia un'abilità... irrinnegabile per la detezione. Cioè, per... Larceny? Cosa cazzo è Larceny? Il fumo. Cioè, mi ha detto. Seppur. Io credo di avere. Un'abilità di detezione.
assolutamente irrinnegabile. Forse sono ancora più adatto al furto. Oh, sarebbe emozionante. Sarei la tua assistente da assistente ai furti. E uno potrebbe essere il nostro avvocato se venissimo presi. Sì. Inoltre, Susie ha una scrittura bellissima. Potrebbe scrivere tutte quante le nostre notifiche dei crimini. Sì, sarebbe fantastico. Io suppongo che pretenderò che questa conversazione non sia mai accaduta, immagino. Lei annuisce. E beh, lei ormai mi legge il pensiero. Scusa, Runo, tipo, c'è davvero scritto, cioè, Runo, Rinosuke. Ma perché mi chiamo Rinosuke, peraltro? Ha un nome. Ah, beh, no, si chiama Rinosuke, in effetti. È Naruodo che è il cognome. Io non capisco. Com'è possibile che quel disco sia in tuo possesso? Pensavo che l'ispettore Gregson l'avesse portato a Scotland Yard. Beh, questo è corretto. E quel tipo di attitudine da pochi compromessi è esattamente perché mi porto sempre dietro questo. È una barra di caramello, Mr. Sholmes. Sì, la tua sola e unica amica nei tempi di tristezza, di solitudine, se non sbaglio. Se hai tempo per prendermi in giro, miei cari amici, allora avrete tempo per riportare la vostra mente a quando il buon detective mi ha confiscato il disco. E prendo questa roba di Stragilde dallo Yard. Grazie mille. Quindi datemelo. Oh, sì, certo. Se la polizia chiede qualcosa come prova, miei cari amici, non c'è scelta ma di obbedire. È tutto vostro, ispettore. E per un più breve di momenti, io ho avuto il disco in mano, giusto? Sì, lo avevi. Ma non ho ancora capito. Era in quell'esatto momento che ho evocato il mio unico e vero amico in azione. Ho messo il disco tra, come si dice, tra un paio di barre. Così. Ma è fantastico! Il disco e tutte quelle minuscole spunte hanno fatto un'immagine del caramello. Esatto. Questo caramello è eccezionale. L'ho creato io, sai? Molto soffice per fare delle impressioni, ma resistente allo scioglimento. È il risultato di una soluzione controllata. Ma è straordinario! No, mi porto sempre dietro un paio di questi e si rivelano sempre molto efficaci. Tipo una chiave di una casa, ad esempio. Una semplice spinta e... boom! La sua forma unica e duplicata. Io posso entrare nelle case di chiunque a volontà. E mai senza del nutrimento ad alto succarosio? Sì. Suona... illegale. Dall'immagine sono stato capace di creare queste. Confesso che ero il quanto più curioso di sapere che tipo di musica avrebbe richiesto quel disco. Avrebbe fatto quel disco quando fatto partire. Dimmi un po'. Quindi ci dica, Mr. Sholmes, che musica fa il disco? Beh, sfortunatamente non ne ho idea. Non ne hai idea? No, assolutamente. Sei familiare come funziona una music box, magari? No, non davvero. Oh, cielo! Sì! Oh, cielo, che spavento! Cregaton!
Questo suono fa cosa? Ah, è quello che fa partire il tipo, che suono fa il disco? Cricketon, cricketon, cricketon. E poi si inceppa e devi rifarlo ripartire da capo. Beh, secondo me la cosa divertente è che passeranno gli anni, la gente si dimenticherà da dove nasce quel suono. Siccome già la gente si dimentica da dove nasce Cricketon, da dove nasce il miau, da dove nascono un sacco di cose. Quindi al Ula, Ula, easy. Fantastici quei suoni. Oh cielo, non lo sai, Runo? Dentro la music box ci sono questi pezzi, questo pezzo di metallo speciale chiamato un pettine. È quello che fa il suono. Le piccole protuberanze che si scontrano contro il i vari denti del pettine mentre rotano, facendogli fare dei diversi suoni. Infatti la prima music box utilizzava un cilindro roteante. Ma nel tempo un nuovo tipo di player è stato prodotto che utilizzava i dischi come questi. Con questo sviluppo la popolarità delle music boxes è diventata molto più ampia attorno a tutto il globo. Perché esattamente? Perché i dischi sono facili da produrre e possono essere intercambiati con facilità. Ah, perché facilità per fare diversi suoni. Ci sono molte firme in Europa che ora stanno manufatturando music boxes come risultato. È fantastico essere in grado di gioire della musica, anche quando nessun musico è presente. Ma è lo stesso successo dell'invenzione, che vuol dire che ora abbiamo un problema insormontabile. Che intendi dire? Come puoi immaginare, la costruzione di una music box di una certa firma non corrisponde con quella di un'altra. E non abbiamo modo di capire in quale music box è stato coniato questo disco. Non c'è risoluzione per questo problema, temo. È intrattabile. Ah, capisco. Ecco perché. Naturalmente ho testato il disco nelle poche music boxes che ho a mia disposizione. Ma come puoi sentire, non granché. I risultati erano equamente insoddisfacenti in questo qui. Quindi, in questo momento sono interessato nell'acquisire un esemplare di tutte le music boxes mai create in Europa. Tutte? Questo è Orly per voi. Spinge sempre tutto quanto fino alla fine. Mamma mia, cara ragazza! Un enigma non risolto è ripugnante alla mia costituzione. Ma di certo tutti i tipi differenti in Europa saranno... avranno un ammontare... enorme di music boxes, no? Beh, sì. Quello è vero. Nel peggiore dei casi, dovrei dirvi di andarvene dall'attico. Che cosa? Ok. Giusto. 20.000. Magnus McGilded. Non un nome che mi aspettavo di sentire così presto. Sì, sono passati giusto 2 mesi da quel caso. Mr. McGilded è morto dopo poche ore dalla conclusione del caso.
Era forse la maledizione del mietitore. Nessuno lo sa. Anche adesso. L'omnibus è stato ridotto alla cenere. Non un singolo straccio di prova rimanente. E con la morte dell'uomo, la verità riguardo all'omicidio, nel quale era così intimamente inserito, è stata sotterrata. Anche se abbiamo dimostrato l'innocenza di Mr. McGilded nel processo, i giornali dicono ancora che è un caso non risolto. L'omicidio del Forgia Mattoni. Mr. Thrice Fired Mason. Alla fine, la verità sul merito rimane un mistero. Non abbiamo ancora idea di cosa sia successo davvero quella notte. E anche se Mr. McGilded è stato trovato non colpevole attraverso la mia difesa, non so ancora se fosse il giusto giudizio oppure no. Sembra che il caso non sia ancora chiuso. Beh, è arrivata l'ora che io prepari le cose per cena. Ginny sarà qui presto. Grazie, Iris. Oh, beh, devi farmi aiutare allora. Ah, certo, Susie. C'è molto da fare. Penso che io investigherò la condizione del mio partner di performing. Ora, dove l'ho lasciato? Beh, che questo sia direzione, Mr. Sholmes. Mai lasciare niente di prezioso alla regatteria. Ah, sì, forse hai ragione. Oh, a proposito, c'è una cosa che Mr. Windbeck ha detto prima. Ha detto che aveva un manoscritto di Iris. Impegno, vero? Ma davvero? Sì, l'ha detto. Mr. Sholmes, il mistero... Il mistero dell'altro mondo, dell'ultima... dell'ultimo racconto di Mr. Sholmes è dormiente nel mio magazzino. Erano le sue parole, credo. Quindi l'hai sentito, vero? Immagino che fosse tanto arrabbiati quanto lo fui io. No, sì. L'idea che una fantastica storia fosse lì a marcire nel magazzino Mr. Windbank. Ah, mia cara madame, sono certo di averlo già detto. Il magazzino del regattiere è il posto più sicuro, perciò. Più sicuro di una cassaforte in una banca. Ma che è oggi con le moto? Oh! No, ho capito. E per quanto riguarda il tuo Stradivario, Sarli? E anche quello era sicuro? Beh, ci può essere l'occasionale scambio? Causato da qualcuno di troppo impetuoso. Hai la minima idea di quanto ci abbia impiegato a scrivere quella storia di Baskerville, Harley? Ah, suona emozionante! Il mastino dei Baskerville. Ma sbaglio o è questo il caso? Sholmes Pecora? In che senso Sholmes Pecora? Amerei leggerla. Vabbè. Ah!
Ha detto il mastino dei Baskerville. Non l'ha mai detto il mastino. Che succede? Perché sento questo brivido gelido che è passato per tutta la stanza? Susie, che cosa hai appena detto? Hai detto il mastino dei Baskerville? Ma come potevi sapere tutto il titolo? Beh, perché... Beh, perché Miss Usato è una grande fan di tutte le storie di Mr. Sholmes, ovviamente. Ma, Aruno, il mastino dei Baskerville non è mai stata pubblicata. Cosa? Quando ho mostrato a Harley il manoscritto, mi ha detto che non potevo ancora pubblicarlo. Ma, non capisco. È per questo che ha detto che l'avrebbe tenuto al sicuro. Finché fosse il giusto momento perché la storia fosse resa pubblica. È per questo che il manoscritto è a Windybank. Eppure, come potrebbe sapere Susie tutto il titolo? Beh, Harley, che succede? Ah! Che succede, Mr. Sholmes? Perché il nostro ospite sia arrivato? Miss Lestrade! È stata una cattiva idea. Sapevo che non ero la benvenuta. Me ne vado! No, aspetta! Miss Lestrade! No, 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 stavamo aspettando tutti quanti il tuo arrivo. Giusto, Iris? Oh, sì! Aspetta qui, Ginny. Preparerà tutto quanto in un istante. Vieni, Susie. Con la pistola. Giusto, certo. È un piacere vederti qui, Miss Lestrade. Per favore, mettiti a casa tua, come fossi a casa tua. Ma non è casa loro. Ah, non rimanere sul lusso, mie care ragazze. Vieni dentro. Che dici? Ti renderesti di un po' di Mendelssohn? Non prenderò no come risposta. Mendelssohn sarà allora? Tipico saluto. È il ferro. È fantastica quella emote. La puoi combinare con qualunque cosa ed è sempre fantastica. Micio. No. Quella sera Iris ci ha preparato un pasto che era ancora più delizioso del solito. La performance di violino di Mr. Sholmes non era affatto mediocre. E Gina, come siamo arrivati a chiamarla, ci ha insegnato come rubare le cose dall'altro senza essere notati. Tutti quanti si sono divertiti durante la notte. Aprile 21:34. Consultanza legale di Naruto. Beh, è stata una serata molto enjoyable, no? Canonicamente loro stanno parlando in inglese comunque. Mi sa che tra di loro forse parlano giapponese, ma canonicamente parlano tutto in inglese, quindi ci sta se traduco in inglese. Oh sì, la cucina di Iris è davvero divina. Mi sento come se riesco ancora a sentire le sviolinate di Mr. Sholmes tuttora. È meglio di tutto. Suppongo che potrò rubare scommetto che potrei rubare gli occhiali dalla faccia di sua signoria la prossima volta che saremo in corte.
Naruo-san. Potrei parlarti di qualcosa, mi chiedo. Che problema c'è, Susato-san? Riguardo la lettera che è arrivata prima? Esatto, come nasce persona 5. Riguardo il telegramma che ho ricevuto. Ah, quello che è arrivato stamattina. Oh, io sono stata evocata. Cosa? Evocata? In che senso? Il telegramma era dal Lord Giustiziario. Lord Strongheart. Lord Strongheart mi ha chiesto di vedermi. Il Lord Giustiziario? Quando? Domani mattina. Cosa? Ma allora dobbiamo prepararci. Oh no! Non sarà necessario, Naruo-san. Sono stata evocata da sola. Da sola? Perché? Non ne ho idea. Suppongo lo scoprirò domattina. Che sta succedendo? Qualunque cosa sia, mi sta facendo sentire molto a disagio. Chi sarà a quest'ora? Buonasera, amici. Ah, Iris. Ciao di nuovo. Ah, è Gina. Sì, Ginny starà con noi stanotte. Dormirà con me. Giusto, Ginny? Beh, sì. Ah, che carina. Lasciate che faccia del tè. Sai, ho imparato così tanto oggi. Oh, cosa in particolare? Tutte quelle cose che ci ha mostrato Ginny. Non sono state meravigliose? Ah, intendi le tecniche per rubare? Ci siamo divertiti a farlo l'uno sull'altro, no? Credo di aver risvegliato un talento naturale. Potrei viverci. Immagino che tu stia facendo un passo più lungo della gamba qui. Quindi, cosa vi porta nei nostri umili quartieri a quest'ora? Beh, vedi, volevo restituirti questo. Aspetta, cosa? Ma è mio! Oh cielo, come hai fatto a... Te l'ho detto, no? Ho un talento naturale. Oh sì, mi sono dimenticato. Iris è letteralmente un genio. Quindi niente. Non è più tuo a quanto pare, no beh. Anche perché in realtà mi sa che non è neanche mio. È del... Esatto, l'ha preso dal suo amico morto. Quindi in realtà è un po' bruttino rubarglielo. Che io ho... Che questo qui è quello che nell'impero del Giappone dimostra che sei un avvocato. Noi non siamo un avvocato in Giappone. Sia la katana che questo sono le imprese del nostro amico morto. Quindi ecco, lo puoi riavere. Non che io capisca davvero perché lo indossi. Ah, grazie. Ok, buonanotte. Sì, notte. Quindi questo è il tuo ufficio, vero? Cosa ne pensi, Ginny? Penso che non andrei da un avvocato che vive in un posto del genere. Sì, anch'io. Beh, sembra che Iris qui abbia ancora qualcosa da dirci. Suppongo che voglia parlare del manoscritto. Sì, suppongo che voglia farlo. Vabbè, parliamo del manoscritto, che altro c'è da dire? Iris, io... Suppongo che tu speri che io parli del manoscritto, giusto? Non me lo vuoi dire? Mi dispiace. Io ho bisogno di un po' di tempo. Per favore.
Beh, io penso che l'abbia rubato, no? Pensavo che fosse entrata nel magazzino di nascosto apposta per leggerlo e poi fosse tornata. Se addirittura l'ha rubato... Non lo so, è così lawful lei. Boh. Va bene, capisco. Spero di non averti fatto sentire a disagio. Oh, no, no, Iris. No, affatto. Non so di che state parlando, però... È una storia che hai creato tu, Iris. Questo manoscrillo, o come lo chiami, no? Non è esattamente una storia che ho creato. È qualcosa che ho letto nei diari di mio padre. Padre? Esatto. Non credo che... Ah... Che l'abbia... Che lei sapesse? Che lei sapesse? E il fatto che il nostro... Ce l'abbiamo nel... No, eh? Che la vittima del primissimo caso era il padre di Iris. Esatto. Immagino di non avertelo menzionato prima, Ginny, ma... Mio papà era l'assistente di Harley una volta, il suo partner. Eh? Hanno risolto qualunque tipo di caso. È vero questo? Apparentemente sì. Ero tanto sorpreso come lo sei tu. E papà ha scritto tutti quanti i dettagli di ogni singolo caso, vedi, nei suoi diari. E così li studio e scrivo le mie storie basate su quello che è successo. Quindi in realtà... I casi non glieli dice... Non glieli dice... Hurley. Quindi vuol dire che tutti quanti questi casi sono stranamente... Che facciamo noi sono stranamente simili. E dov'è quindi il tuo vecchio ora? Lui è dovuto andare... Per affari urgenti. In una terra lontana. E sarà al via per tanto tempo. Quindi non ho mai conosciuto. Non lo conoscerei mai, mi spiace, piccolo. Oh, capisco. A pensarci. Non so niente riguardo il genitore di Gina. Forse dovremmo chiederglielo. Iris, questo... mastino dei Baskerville, quella storia. Immagino che sia un'altra ispirata dalle avventure di tuo padre? Esatto. Pensavo che fosse affascinante. Ma è differente in qualche modo. Dagli altri casi, intendo. Ah? E in che modo? Non lo so davvero. Ma deve essere speciale in qualche modo. Perché dopo che l'ho scritta e l'ho mostrata ad Hurley... Lui è diventato bianco come un... È diventato pallido come un... foglio. È la prima volta che l'ho mai visto così. Mi dispiace... dirtelo dopo che ci sei messa per così tanto, Iris. Ma questa storia non deve essere pubblicata. Non ora. Sotto alcuna circostanza. Ma perché no? È uno dei miei lavori migliori. Non ho la libertà di dirlo. Non ora. Quindi per favore non chiedermelo. E va bene, non lo farò. Ma giuro solennemente che spiegherò tutto un giorno, Iris, quando il tempo sarà giusto. Spero che non sia tipo super strano, tipo è una descrizione di un caso di magari dell'omicidio di suo padre. Che in realtà sarebbe super creepy. Ma poi come fa Holmes a saperlo, Sholmes? Ed è per questo che il manoscritto è finito da Mr. Windbank, giusto? Sì. Hurley ha detto che doveva essere da qualche parte molto al sicuro. È lui suo padre.
No, no, è specificato che non è che il padre non è... Anche perché quanti anni ha? 34, lei 10. Oddio, potrebbe essere, eh? Non è infattibile. Però, come Star Wars insegna. No, però lei ha cognome Wilson e... E l'altro era un dottor Wilson, quindi... Ah, questo davvero mi fa arrabbiare. Ti tratta come una bambina. Voglio dire... Non si fa, tipo, tenere segreti così. Sono certo che Mr. Sholmes non sta cercando di essere malvagio. Eh? Si è detto che non poteva parlarne. Sono certo che ci sia una buona ragione. Credo anch'io che sia così. Ah... Voi altri vi fidate troppo per il vostro bene. Ma non può mettere il prosciutto sui miei occhi. Sholmes sta mentendo ad Iris e questo su questo ci posso giurare la vita. Giura, scommette. Cosa? Fratelli? Dici che è il figlio? Quindi Herlock Sholmes in realtà si chiama Herlock Wilson? Che con 24 anni di differenza? Oddio, non sarebbe... Non è impossibilissimo, eh? Però, non lo so. Harley, mi sta mentendo? Gina, che intendevi quando hai detto che sai che Mr. Sholmes ci sta mentendo ad Iris? Che cazzo è? Ma stasera ma passano tutte le moto! Beh... Reckon si popped. Reckon... So che Reckoning è tipo la vendetta. Reckon cos'è? Ricordare, tipo. Considerare. Quindi, beh, lui considera... Immagino che sia più... Beh. E io lo traduco così, comunque. Beh, lui ricorda d'aver pignorato il manoscrillo o qualcosa del genere, no? Ma so via! È palesemente una menzogna. Ma, oh cielo, perché vorresti pensare a una cosa del genere, Gina? È semplice. Se quella storia fosse davvero della vecchio magazzino di Windybank. Non c'è modo che qualcuno che viene dall'altra parte del mondo, in altre parole, te, potrebbe saperne. Ah... Mi spiace, Iris, ma so che di a me l'ha venduta. Senza dirtelo. Ma Harley non farebbe mai una cosa del genere. Ne sono certa. Gli adulti fanno cose molto peggiori, credimi. Sono dei menzogneri belli e buoni. Non li ha ancora realizzato. Sì, c'è ipotesi a caso, ma è che ci azzecchi, a forza di sparare. Però non l'ho giocato neanche io sto gioco, quindi non ti posso dire. Te lo dico, quel manoscrillo non è a Windybank. Lo vedresti se ci dessi un'occhiata? Anche se tu pensi di poterti fidare di lui, io no. Quello Sholmes è un bugiardo, proprio come il resto degli altri. Se sono onesta, mi chiedo a volte se Harley mi dica la verità. Vedi? Oh, ma non intendo dire che l'ha venduto. Dico che a volte mi chiedo se possa aver nascosto il mio manoscritto da qualche parte. Da qualche parte dove io non so.
Anche se è sbagliato da parte mia dubitare di lui. Non essere troppo crudele con te stessa. Ho realizzato che non so niente riguardo i tuoi genitori, Gina. Non ce ne ho. No? Mai avuti. Oh. Guarda. East End. La East End è piena di orfane come me. E nessuno vuole avere niente a che fare con noi. Dal minuto in cui siamo nati. Nemmeno le nostre mamme. Ma stiamo tutti quanti assieme. I più grandicelli guardano con quelli più piccoli e si assicurano che tutto vada bene. È per questo che sei una... da druncola. No. Fa la ladra la mia vita. Mi piace. Mi gaso ogni volta che riesco a rubare la borsa di qualche idiota. È del modo in cui riusciamo a mangiare. Tipo Robin Hood, no? È così che la vedo. Oh, Gina. E a volte ci penso. Come sarebbe avere genitori, dico. Ho sempre pensato che sarebbe stato tutto meglio. Ma avendo sentito ciò che ha detto Iris, sembra che avere genitori non è sempre facile. Oh. Voglio dire, se tu sai che non li hai mai avuti, non ti senti... Hello there, Black Demon. Se sai che non li hai mai avuti, non ti viene voglia di incontrarli. È vero. Vorrei vedere papà, davvero tanto. Oh, Iris. Non glielo possiamo dire ora, poi. Ah, non lo farei mai. Al massimo la sua tomba, che peraltro mi sa che la sua... Bella domanda, non l'avranno seppellita in Giappone. L'avranno seppellita in Giappone. L'avranno rimandato indietro. Oh, cielo, guarda che ore si sono fatte. Vieni, Ginny, dobbiamo andare giù. Sì, va bene. E per favore non dire niente di ciò, Orly, va bene? No, no, certamente no. Buonanotte, Iris. Buonanotte, Gina. Lasciate che vi faccia colazione domani. Insisto. Oh, va bene. Non vedo l'ora, Susie. Notte, notte. Iris. È facile dimenticare, non è vero? A volte parla come un'adulta. Ma in profondo... è ancora una bambina, dal resto. Ora riporto l'appese, braccio. Prima un braccio. Ma come? No, no. Vabbè, al massimo dovranno... Non so come si faceva. Come fai se un tizio muore... Ed è morto soffocato, peraltro. E poi gli hanno sparato. Però comunque il corpo è intero. Avranno messo una bara e l'hanno portato in una nave. Beh, immagino che sia arrivato il momento che anch'io vada a dormire, Naruto-san. Dottor John H. Wilson, il padre di Iris, ma anche il nome del professore che visitava l'Università Yumei, che è stato assassinato. Non può essere una mera coincidenza. C'è qualcosa di più profondo che sta andando avanti. Che fosse ciò di cui parlava Kazuma? Il famoso ho qualcosa che... Che succede? Mister Naruto. Mister Naruto. Tu hai la voce? Ma... è Mr... Ah, è Mr. Sholmes, quindi... Naruto? Naruto! Ma è Mr. Sholmes!
Che succede? È ben mezzo della notte. È Miss Lestrade. È sparita. Gina? Doveva dormire nella stanza di Iris. Ma il suo letto è vuoto. Beh, è una giovane donna indipendente. Probabilmente ha deciso di andarsene a casa, no? Non credo. Dal parlare con lei prima che lei si ritirasse, ho ricevuto la impressione che lei stava attendendo di fare colazione con Miss Susato. No, non credo che la ragazza sia tornata a casa. Ma sto aspettando da più di un'ora ora. Più di un'ora? Oh. Se permetti, guarda fuori dalla finestra, mio caro amico. Che sta succedendo? Oddio. Aspetta. Perché ci sono luci accese in questo momento della notte? È la ragazzeria di Mr. Windybank. Mr. Windybank? Oh no! È semplice. Se quella storia è davvero nel magazzino di Mr. Windybank, non c'è modo che qualcuno dall'altra parte del mondo, in altre parole te, possa saperne. Mi spiace, Iris, ma se me lo chiedi, l'ha venduta. Senza dirtelo. Potrebbe essere andata... Sembra che tu abbia delle conoscenze della situazione, Mr. Naruto. Scusa? No, non davvero. Beh, in ogni caso, dobbiamo investigare. Subito! Mi sono usato! Ok, che succede? Ti prego, non dirmi che muore la ragazzina. Ti prego, che non sia la ragazzina l'assassina. Piuttosto, guarda, che la devo difendere, ma non che è morta lei. 16 aprile, 1:14 di mattina. Baker Street. La porta di Windybank è aperta. E la lampada sta bruciando. Deve essere Gina, no? Speriamo che non sia nulla di più sinistro. Cosa? Vieni, non c'è momento da perdere. Chiaramente qualcosa sta succedendo dentro. Regal calendario. Subito sotto la mia webcam. Oddio, è sporco di sangue. C'è un proiettile, raga. C'è un proiettile. Raga. No. No, non è una ragazzina però, eh. Oh sì. C'è qualcuno. Ah! Mr. Sholmes! Mr. Sholmes! Ma che... È stato sparato! Lasciami, Mr. Naruto! Ma... Verso di loro, vai! Va bene! Dannazione! Li ho persi! Hello? What are we here? Chi è? Cosa abbiamo qui? L'allarme è stato alzato da queste rigatterie, signori. Ne sai qualcosa? Agente! Venga con me! È il mio amico, Mr. Sholmes! È stato sparato! Sparato? Con il poliziotto vicino a me, sono tornato alla rigatteria. Holmes-san!
あの扉の向こうだ。 早く。 Hanno sparato a Windybank. E la ragazzina è svenuta lì a fianco. Boom. Ragazzina messa a morte perché ha ucciso Mr. Windybank e ha ferito Holmes. Ma sicuramente non è stato così. Però questo sarà la cosa classica. Oh, cielo mio. Oh, cielo mio. Dietro quella porta. Dietro quella porta. Nel magazzino. Presto. Pure in mano la pistola. È Gina. Da quel momento, la righetteria di Windybank è diventata la scena del crimine. E tutto ciò che è seguito è stato un turbine di attività. L'arrivo della polizia, le investigazioni preliminari della scena e tutte quelle domande. Era giusto prima dell'alba che mi è stato possibile ritornare a casa mia, a 221B. il 16 aprile, 6:21 del mattino. Consultanza legale di Naruto. Vado in minuscola comunque. Vabbè, ha 10 anni. È arrivato un telegramma. Tutto ciò che ha detto era: resta a casa. Oh, sì. Abbiamo chiesto a uno dei poliziotti di mandarlo. Era impossibile tornare. Quando mi sono svegliata, ero tutta da sola. Origini non c'erano. Tutti non c'erano. Cos'è successo, Runo? Povera Iris, sta tremando. Ovviamente sta cercando di non lasciarsi andare. Ti spiegherò tutto ciò che so. Qualcosa di orribile è successo, non è vero? Sì, temo di sì. Sembra un telegramma. Lo è, ma non devi aprirlo. Non sotto alcuna circostanza. Va bene, non lo farò. Ora guardiamo. No, cosa ho detto? Non devi aprirlo. Non preoccuparti, non lo farò. Con questi... con questi occhiali riuscirò a vedere attraverso senza aprirla. No, no, non è ammesso neanche quello. Oh... ma sono sicura che sia qualcosa di importante. Piccoli Gianni possono essere maliziosi. Vabbè, parliamo. Mi spiace di dovertelo dire così, Iris, ma... Mr. Windybank è morto. È stato sparato. Abbiamo scoperto nelle prime ore del mattino. Oh. Sì, ma avevo una sensazione. Davvero? Beh, ho visto tutti questi poliziotti, questi carri che andavano che erano fuori dal negozio. Quindi sapevo che qualcosa doveva essere successo lì. Quando siamo entrati a Windybank, nelle ore piccole, abbiamo disturbato una gang di due persone. E sono scappati nella strada e io li ho inseguiti, ma... sono riusciti a scappare. Quindi
Era uno di loro che ha sparato, il vecchio Mr. Windbank, immagino. Non lo so, ma non è quello che la polizia crede al momento. Oh, perché no? Hanno arrestato qualcun altro come primo sospetto, vedi? Gina. Ginny? Ma perché? Beh, la cosa è... No, Ginny non farebbe mai qualcosa del genere. Lo so, nessuno pensa che l'abbia fatto. Allora perché non ha arrestato lei? Mi spiace, non c'era nulla che io potessi fare. Non capisco perché hanno arrestato Ginny, non è giusto. E quei due che erano alla scena, perché non sono i primi sospetti? Dopotutto... Hanno ucciso Early, giusto? No, voglio dire, Mr. Sholmes non è morto, Iris. Ah, è così orribile. La cosa è, Mr. Windbank è stato trovato sul pavimento del magazzino dove tiene tutti quanti gli articoli depositati. E era bloccata la porta del magazzino, da dentro. Capisco. Ma non era da solo lì dentro. Gina è stata trovata a fianco a lui, sul pavimento. Oh no! E a dire riguardo ciò che hanno detto i detective che hanno investigato... Non dirmelo. Non c'era nessun altro. Sì, esattamente. Come lo sapevi? È l'unica spiegazione. Sì. L'unica spiegazione. Che cosa intendi, Runo? Beh? Cosa posso dire? Sarò dannato se sono d'accordo e dannato se non lo sono. Quindi, dov'è Early? È ancora lì che sta investigando la scena? Dovrebbe fare colazione. Non è buono per lui saltare i pasti. Ma prima ha detto che ha ucciso. Non voglio farti preoccupare, Iris, ma ho delle notizie riguardo Sholmes. Lui è stato portato all'ospedale stamattina. Cosa? Beh, quando siamo entrati a Windybanks, una pistola ha sparato e ha preso un proiettile. Ah, Early? È stato sparato? No, no. Va tutto bene, la sua vita non è in pericolo. Davvero? Sei sicuro? Dov'è? Quale ospedale? È a St. Sinners. Sinners, peraltro. Lo stanno curando lì. Devo vederlo. Subito. Mi spiace, Iris, ma non puoi. Perché no? Non è giusto. Sono un membro di famiglia, dovrei essere permessa. No, voglio dire, nessuno può vederlo al momento. Non sono permessi alcuni visitatori. Si stanno preparando per operarlo. Operarlo? Oh, povero Orly. Erano i due... Tugs sarebbero i due ruffiani che erano dentro nel negozio di Mr. Windbank. Hanno sparato Mr. Sholmes quando li abbiamo disturbati, vedi? I ruffiani secondo me sono il tizio in bianco e Gina. Ah, Gina ha 17 anni. Pensavo così più piccino. Era buio pesto dentro al negozio a quell'ora. La mia mente è andata completamente vuota, temo. Io mi sono paralizzato. Seguili! Vai! Dopo quello, allora sono corso fuori sulla strada, ma... Beh, erano già spariti. Io non avrei dovuto esitare. Mi dispiace. È colpa mia. Li ho lasciati andare. Credo... che sia una cosa buona. Scusa? Beh, se tu avessi visto dove erano andati, li avessi inseguiti,
avrebbero sparato anche te, Runo. Inoltre, io... non avrei potuto sopportarlo. No, Iris. Dov'è Susie, Runo? È ancora alla stazione di polizia. Oh, perché? Credo che stia ancora venendo... domandata. La polizia ha detto che non avrebbero finito per un po'. E perché non sei anche tu lì? Beh, io non ho visto bene i criminali, quindi non mi hanno fatto tante domande. Miss Susato è rimasta dietro alla scena per... nella scena per stare vicino a Mr. Shrooms, quindi non ho iniziato finché non avevo già finito. Ah, capisco. Inoltre, uno di noi doveva tornare con Iris. Sono felice che l'ispettore Gregson mi abbia fatto uscire prima. Avresti dovuto farmelo sapere e sei venuta alla stazione. Temo che dovrò uscire di nuovo, Iris. Non c'è molto che possa fare al momento, ma posso almeno cercare di sapere come stanno Gina e Mr. Shrooms. Voglio venire anch'io. Prendimi con te, Runo. Non posso rimanere qui a aspettare senza far nulla. Non so come mi senta nel portare una ragazzina di 10 anni alla scena di un omicidio, ma non voglio lasciarla tutta sola qui. Va bene, Iris. Forse potrai aiutarmi? Ma certo! Mi piacerebbe un sacco. Gina è in prigione e Shrooms è probabilmente nel letto d'ospedale. E non dimenticare che dobbiamo visitare la scena del crimine. Dobbiamo fare una bella investigazione. Posso vedere che sei pronta all'azione? Immagino che Iris apprezzerebbe andare prima in ospedale che altro. Bene, andiamo in ospedale allora. Vediamo come sta il nostro... È carina la descrizione. Giustamente ora la nostra assistente. Mi piacciono... amo gli attici. E tu no? E sono così emozionanti. Ma... è un po' silenziosa quando non c'è Early. Questo posto sembra diverso dalla norma oggi per qualche ragione. Andiamo all'ospedale prima. Ah, che appena detto che non accettavano visitatori, quindi... 16 aprile. St. Sinner's Hospital. Ward 3. Early! Oh! Non è qui. No, strano. L'infermiera ha definitivamente detto che era nel letto vicino alla finestra, no? Oh, so cosa è successo. Early probabilmente è stato un bambinone e il proiettile non gli faceva... la ferita non era per così male ed è tornato a casa. Non ne sono così sicuro. Bambinone o no, ma era comunque una brutta ferita quella che ha preso Mr. Shrooms. Oh. Hello, hello, whatever you are. Altro poliziotto, ma perché? These words have limits, now visiting. So, what are you doing in here? Ho deciso che lo traduco lui. Beh, ti farò sapere che... We are his next of kin. Siamo famiglia di Early. Eh? Well, begging your pardon then, ma'am, sir. An old lady and a courteous earth and gentleman. The great mystery solver as a mysterious family, eh? Così che ci vedi, certo. Dov'è, Constabile? Dov'è Early? I believe it's currently in the operating theater, ma'am. Undergo an extensive operation. Estensiva? It has been several hours since we entered. Oh, cielo.
Starà bene? Well, it doesn't appear to be working, you see. The anesthetic, there is. Oh. I have a put. And a gentleman claims he may have a little too much to drink last night. Coffee, it is. Ah. English humor non lo lascia mai. Anyway, I think it will be fair to assume that he won't be back here for several hours yet. Capisco. Grazie, constabile. Forse dovremmo andarcene e tornare dopo. Mi piace il meme che i Bobby parlano in inglese. Che beh, tutti parlano in inglese qui in realtà, però... che i Bobby non li traduco. È come la lingua antica in Fire Emblem. Oh, povero Early. Ma cosa c'è scritto qui? Un cazzo, non si può analizzare niente. Cosa c'è scritto qui? C'è la notice board. Guarda, vediamo che dice. Pensiero del giorno. Se vedete delle pesti, discretamente e calmamente informate la matrona. Oh sì, hanno ratti e topi che negli ospedali che amano mangiare medicine. Se non cerchi di scacciarli non rimane niente per i pazienti. Ratti e topi? Oh, capisco. Questo è un vecchio edificio. Ma i dottori e l'infermiere sono tutti molto bravi, ha sentito. Spero di sì, per il bene di Mr. Sholmes. Vabbè, c'è un... sono delle stampelle. Mi chiedo cosa siano queste. Hai idea, Iris? Ma tu non hai mai visto delle stampelle prima? Lascia che ti spieghi. Sono per le persone con problemi alle gambe, per farle camminare. Ne metti una sotto ogni braccio, vedi? Ah, ok. Pensavo che fossero tipo qualche tipo d'arma. Perché dovrebbero esserci armi in un ospedale? Pensavo fosse che un combattente fosse stato ferito in battaglia e avessero portato qui con le armi. Sorprendentemente plausibile. Simpatica come assistente, devo dire, la ragazza genio. Non mi dispiace come assistente. Hai in prigione, allora. 16 di aprile. Prigione locale. Cella 13. Ciao, Gina. No, vabbè, non ti tolgono niente. Non ti hanno tolto niente prima di metterti in prigione. Ah, hai ancora il lanciagranate che Early ed io abbiamo fatto. Desidererei che non me lo puntasse tutte le volte, però. Che ci state a fa' qui? Ginny. Avevo il sentimento che... fosse per colpa nostra che tu sei finita nei guai. Quindi pensavamo che forse potremmo aiutarti. Beh, non puoi farlo. Scusa? Mi hai sentito? Sparisci. Oh, non fare così, Ginny. So che non l'hai fatto. Non spareresti mai qualcuno. So che non lo faresti. Pensi di conoscermi? Beh, non è così. Oh. Non hai la più pallida idea di chi sia io. Sono una ladra. Rubo le borse della gente mentre cammina per strada. È così che vivo. E se ne avessi la possibilità, mi ficcherei dentro una regatteria ogni giorno della settimana. Giusto per vedere cosa potrei mettere le mani sopra. Su cosa potrei mettere le mani. Capito? È questo tipo di persona che sono. Ma Ginny. Sarò in tribunale domani, hanno detto. Un tizio è venuto da me e mi ha detto che sarebbe stato il mio avvocato, una cosa del genere. Ha detto che era mio diritto.
ma gli ho detto di andarsene. Non abbiamo bisogno di un avvocato. Non ha bisogno di nessuno. Non potrebbe star fissando a me in maniera più ovvia se neanche provasse. Ma perché sei così, Ginny? Stasera che l'hai presente, insomma, vai. Non capisco, Gina. Perché hai mandato via l'avvocato pubblico? Mi voleva far firmare qualcosa. Fogli di rappresentazione, una cosa del genere. Tanto sarà comunque tutto quanto rigged, come si dice. Sarà tutta una truffa, l'intero processo. Punteranno il dito contro di me perché sono una ragazzina. È ciò che fanno tutti gli adulti. Perché lo pensi? Perché è così che è sempre stato per me. Crescendo nelle... come si dice? Nei bassi fondi. Tutta la mia vita. Tu fai ciò che ti dicono i grandi. Se fai ciò che ti dicono i grandi... Farà finire i tuoi compagni nelle grinfie dei poliziotti, o peggio. Mi è già successo e tutto quanto il resto. Non ti puoi fidare di nessuno, questo è il punto. Non appena lo fai... poggia capo a terra, morto. Gina, ascolta. Se vuoi, nel processo di domani potrei... Dimenticatelo. Ginny! Non ti fidi di Runo? No. Guarda, te lo chiedo cortesemente ora. Lasciatemi in pace. Ci dici almeno cosa è successo, Gina? La scorsa notte, alla regatteria. Non c'è niente da dire. Suppongo che avrebbe pagato, quindi mi sono ficcata dentro il posto e ho iniziato a guardare dentro il magazzino. Ma il vecchio m'ha trovato e sapete il resto. Ma perché, Ginny? Perché l'avresti fatto? Ti fidi di me? No, ma come? Sì, esatto. Non è ovvio. Il posto è pieno di roba che potrei vendere per uno shilling o due. Anzi, per uno scudo o due. Rubare per strada non è facile, sai? È un sacco di lavoro e metà del tempo non riesci neanche a prendere niente. È davvero questo il motivo per cui sei entrata? È quella la vera ragione per la quale tu sei entrata lì dentro e non qualcos'altro? Oh, e lasciami in pace! Quale sarebbe il motivo, quindi? E poi qualunque cosa io dica non farebbe la minima differenza. Per favore, diccelo, Ginny. Noi ti crederemo, qualunque cosa sia. Credimi. Non essere sciocca. Non puoi credere a niente. Tutti quanti mentono tutto il tempo. E sai cosa? Quando si tratta di bugiardi, io sono la peggiore di tutte. Ho detto una montagna di bugie imperdonabili. Cosa intendi dire? Che tipo di bugie imperdonabili? Sapevo. Che cosa intendevi prima, quando ho detto che eri la bugiarda peggiore di tutte? Perché non ci dici queste bugie imperdonabili che hai detto? Forse possiamo aiutare.
Scusa. Abbiamo finito il tempo. Devono farmi delle domande ora. Ginny, per favore. Oh, sì. Volevo darti questo. Una cosa per ricordarmi. Una foto di un gatto molto carino. L'ho trovata in una delle tasche di questo giaccone. Non c'è motivo per me di averla. Chiedo cosa ci facesse questa piccola fotografia dentro nella tasca di quel giaccone. In ogni caso, non vi conviene tornare. Addio. Oh, Ginny. Ok. Zina, riguardo questa foto. Oh, quella? L'ho trovata in una delle tasche del giaccone. Tutto qui. Buttala se non la vuoi. Questi... Quindi mi MacGild non gliel'ha data. C'è qualcosa scritto dietro, credo. Davvero? Non mi vuol dire niente, quindi... E poi non so neanche leggere così bene, specialmente non quella roba. Vorrei esaminare la foto meglio. Oh, ma questo è... Guarda il retro di questa foto. C'è qualcosa scritto. Ah, con le tre palle rosse che sono della rigatteria. Guarda, articolo depositato... A date depositata, 13 febbraio alle 9 di sera. Articolo depositato, una piccola scatola. 10 shillings, deadline 13 aprile alle 9 di sera. Quindi sì, due mesi dopo. Ah, bene. È un redemption ticket. Due giorni prima dell'omicidio dell'omnibus. Piccola scatola. Non sai leggere, debole, leggere potere. Leggere è pericoloso, l'abbiamo detto prima. Però... Come possiamo andare a investigare? Ma anche se prendessimo il ticket del... cioè, è morto. Vabbè, se non ci vuole dire nient'altro, torniamo alla rigatteria. Anche se sarà piena di poliziotti, di bobbies. Meglio, dai, non vedo l'ora di parlare di leggerli in inglese. Il proiettile insanguinato c'era già prima, Quindi, secondo me, la scena del crimine non è neanche il magazzino, è qua. Vabbè, proprio qui sotto, raga. Mi sto indicando. Ora vi faccio sparire un attimo la mia webcam. Così vedete anche meglio. È proprio... Vedete che proprio si è... Poi sapevo già che sarebbe stata una cosa importante. Era troppo flashy per non esserlo. Vedete? Non sono studiato. Che fanno? Qui dove è successo allora? La scorsa notte? Sì, dove i due rufiani che ti ho detto erano... Stavano probabilmente cercando di rubare e... Ma... A parte i poliziotti qui... Ah, se non fossi per i poliziotti... Non penserei che sia successo niente. Non c'è segno di disturbanza. Oddio. E quello così per terra vicino al... Al Bobby. Ah, che voi non vedete perché c'è... Difatti, se c'è qualcuno che sta cercando di
che sta frastogliando le cose. Sono proprio quanto sono proprio gli poliziotti. Non so quel che intendi. Sembrano tipo una gang di criminali organizzati, tutti vestiti di nero. Oi, I heard that. Ah no, Oi, l'ho sentito. Allora, non sei vestito di nero. Oh, ispettore, buongiorno. Immagino che dovrei ringraziarti per la tua vigilanza la scorsa notte. Siamo arrivati alla scena prima che fosse disturbata, almeno. Peccato che tu abbia fatto scappare i due ladroncoli, però. Sì, me ne dispiazzo. Pensavo che avresti segnato più uomini per andare qui vicino, per stare qui vicino, Greg, sì. Ora guarda cosa è successo. Early è stato ferito perché non c'era abbastanza polizia. Sua signoria. Ma nessuno mi ha detto che sarebbe venuta. Mi aspetto che tu prenda piena responsabilità per quello che è successo a Early. E che faccia il possibile perché lui abbia buona cura medica. Ma certo, sua signoria. I migliori dottori della capitale stanno cercando di curarlo mentre parliamo. E non penso che sia colpa di Runo se i ladri sono scappati, giusto? Inseguire i criminali. Maledetta banda di mantelle nere e baffi fighissimi. Esatto. Inseguire i criminali è il lavoro della polizia. Assolutamente, sua signoria. Come dici, madame? Come dici? Il gentiluomo nero è completamente senza colpa. Tutti sono d'accordo al riguardo. Ci credereste? È una persona completamente differente con Iris. Parlo di cambio di personalità. Dove sono le mie maniere? Ha sete, sua signoria? Forse vorrebbe un po' di succo? Qualche buon frutto di succo di frutta rinfrescante? Oh, perché? Hai sete, Grexy? Ho un po' del mio speciale tè alle erbe con me, se vuoi. Delizioso. Grazie per very much. Cos'è ta very much? Thank you very much diventa ta very much. Grazie mille. Ah, davvero buono, sua signoria. Non lo riconosco nemmeno. Parlaci, va? Anzi. Parlaci, sì, esatto. Alla degustazione di giorno con abbacchio. Con lo speciale tè di abbacchio. Ok, guardiamo cosa possiamo scoprire. Oi, cosa pensate di fare lì? Ragioni sole. Non potete toccare niente qui. Oh, ma volevamo investigare. È la scena del crimine, per il cielo. Non si tocca. Qual è il problema, Grexy? Runo è un avvocato, lo sai. Oh, mi dispiace, sua signoria. Davvero, davvero. Ma le regole e le regolazioni sono una spina nel fianco. Forse se Mr. Narwood avesse... fosse l'avvocato ufficiale, sarebbe un altro problema. Se mi mostrasse i fogli di rappresentazione, sarei così tanto felice a rilassarmi ficcare il naso. Hai sentito, Runo? Dobbiamo far firmare dei fogli di rappresentazione a Jenny. Ha detto ragioni sole, sì. Ma sì. Lo fai di nuovo, per favore? Gregson? Lo fai di nuovo? No? Va bene, dai. Questa gente è rimasta a fissare il muro da quando siamo entrati qui. Shh! Keep it down! Oh, scusi. There's some major clues here. Davvero?
Dobbiamo dirlo a Grexy. But as soon as I bought it, I'll be stuck here even longer. I'm bloccato qui? Che intendi? I haven't been home in 2 days already. I need another constable to relieve me and take over my shift. Ah. Hanno una brutta... brutto tempo questi... Cioè, hanno delle brutte situazioni con la polizia britannica. Cioè, non ci frega ad investigare, no? No, suppongo di no. Sta finendo il calendario, sì. Non possiamo chiederle... Ma continuiamo allora a investigare lì. Cioè, parliamo direttamente a Gregson. Quindi, come sta andando l'investigazione, ispettore? Non c'è niente da dire, davvero. Semplice caso questo. Ci sono delle prove davvero definitive. Stiamo per incolpare la ragazzina che abbiamo arrestato la scorsa notte, infatti. Gina! La volete incolpare? Esatto. Dovremmo portarla davanti al giudice della Bailey domani. Prove definitive, dici? Allora quali sono? Su, mostramele. Sua signoria, vorrei farlo, come mi dici, però temo... Ah, capisco. Hai già catturato il paio di ruffiani che sono entrati qui dentro la scorsa notte, no? Ma che... E tu li mostrerai come testimoni, giusto? Ma come? Come? Come potresti saperlo? Avevo un sentimento, tutto qui. Ricordatemi di non nascondere mai un segreto da Iris. Quindi avete arrestato i due uomini che hanno sparato a Mr. Sholmes? Beh, sì. Sono stati catturati rapidamente dai ragazzi che erano nel quartiere. E Miss Lestrade stavano tenuti in prigione? Dovrebbe. Sempre che non abbia rubato la chiave dal carceriere, ovviamente. Vuoi dirci niente riguardo Mr. Sholmes? Qual è la sua condizione? Scusa, non sono a libertà di divulgare quell'informazione. Scotland Yard e i fatti di Scotland Yard sono molto confidenziali. Beh, io so che stai venendo operato alla Slade Sinners. Perché non posso vederlo? Sono famiglia, sai? A me dispiace un sacco, sua signoria. Alla polizia dell'ospedale. Non possono far visitare. Oh... Il proiettile deve aver colpito un'arteria nel suo midriff. Immagino che sia... Mid. Vabbè, cerchiamolo, perché dobbiamo essere ignoranti. Midriff. Diaframma. Un'arteria nel suo diaframma. Ha perso un bel po' di sangue. Oh no. Non sembrava così male la prima ora. Poi... Un'emorragia come quella è abbastanza per... Even the one and only Sholmes pipe down. Un'emorragia del genere può buttare giù persino Sholmes. Mr. Sholmes è un umano come il resto di noi, sai? Beh, comunque, sta avendo una... operazione d'emergenza ora. Devono fermare tutto quel sanguinamento. Ma... Starà bene, vero? Lo faranno far stare meglio, vero? Ma certo, sua signoria, sarà meglio che di prima che tu lo sappia. Davvero? Come lo sai? Come lo so? Perché ovviamente... Ah sì, perché Mr. Sholmes è così, è un grande detective, ecco perché.
Spero che i dottori abbiano una migliore idea di come, di cosa serve per far stare meglio qualcuno. Oh cielo, per favore non morire, Harley. Farò rapporto a sua signoria nel momento in cui sento che è fuori dal teatro dell'operazione. Stanza dell'operazione. Sala operatoria. Non sono riuscito a non notarlo, ispettore. Cosa? Parla, raggio di sole. Beh, che sembra esserci una differenza abbastanza marcata da quando parli a me o ad Iris. Sempre, Neil. Guarda origine, sole. Sono poliziotto, noi non facciamo favoritismi. Ma ha ragione, ci tratti differentemente. Per quelle avventure di Sherlock Holmes, ecco perché. Oh. Ti finisco dentro, no? Ispettore Tobias Gregson. Oh, beh sì, perché sei una conoscenza di Harley's. Che cosa è scritto riguardo l'ispettore Iris? Non ricordo davvero. Era una delle frasi di Sholmes. Gregson è il più intelligente degli... Gregson è il più intelligente di tutti quanti i poliziotti di Scotland Yard. E come l'ha detto? Oh, l'ho scritto io? E sai cosa ha fatto quella singola frase? Il mese successivo la mia paga è raddoppiata! Raddoppiata, ti dico! Oh, è fantastico! Tutto perché qualcuno allo Yard l'ha letta. Legge tutte quante le storie di Sherlock Holmes. Hanno persino creato un fan club per me. Ma certo, il che spiega tutto. Ero attorno a quel tempo quando sei diventato... Ah, è stato attorno a quel periodo che sei diventato un dolcetto con me. Beh, puoi biasimarmi? Mi basterebbe una singola brutta parola nei tuoi confronti e Sholmes potrebbe cambiare il suo atteggiamento con me. Gregson? No. Dirà il grande detective. Ah, sta venendo un po' sopravvalutato questi giorni. Pensa cosa accaderebbe al mio salario se uscisse scritto così, eh? L'intera cosa mi fa venire i brividi. Non posso dirti quante notti ho perso non posso dirti quante notti di sonno ho perso per preoccupandomene. Ma non succederà mai, Gregsy. Ogni mese quando il New Orleans Magazine esce, le mie mani tremano mentre sfoglio le pagine. Ma è orribile. Ecco, tieni un po' del mio tè per accalmare i tuoi nervi. Delizioso, grazie mille. È davvero fantastico, sua signoria. Sì, è un dolcetto da te. C'è qualcosa che avrei dovuto dirvi, è davvero. Mi stanno a ruodo. Sì? Cosa c'è? Ho un messaggio importante per te. Me ne ero dimenticato fino ad ora. Messaggio importante? Mi chiedo cosa possa essere. Mi dirai cosa c'è di importante da dirmi? Sì, riguardo quella ragazza giovane che è solitamente vicino a te, la tua assistente. La cara Susie, sta bene? È alla stazione, no? Sta avendo domandata, credo. No, non più. Ha dovuto andare. Andare dove? All'ufficio di Lord Strongheart. L'hai evocata. Ah, sì, certo. Mi ero dimenticato. Uno dei ragazzi l'ha portata lì in un carro dello Yard dopo che l'ha finito di domandare.
Ma ci ha detto che non aveva la paga del ritorno e... Ma ci ha detto di dirti che non aveva la paga del ritorno e quindi di... Andare a incontrarla lì. Mamma. Oh, avevo i nervi. Usare Scotland Yard come dei messaggeri. Capisco. Beh, grazie per averselo detto, ispettore. Perché Susie, dovete andare a vedere il Lord Giustiziario? Lei non me l'ha detto. Ma ci conviene andare all'ufficio del Lord Giustiziario per andare a prenderla. New location time, allora. Inizio di aprile. Corte Suprema Britannica. Ufficio del Lord Giustiziario. Sì, non importa quante volte vengo qui. Mi viene sempre quella sensazione di essere oppresso, in qualche modo. Credi che il posto sia oppressivo? Credo che sia normale. E come? Avvocato.jpg? Chi è Avvocato.jpg? No, al momento... al momento, Bea, siamo arrivati... stiamo investigando con Iris per il fatto che... E siamo andati a trovare Susato. Trovando su Discord. Posso mostrarlo in live, Avvocato.jpg? Sì, ok, allora lo faccio vedere allora. Se me lo mandi. Ah. Aspetta, la faccio vedere. Avvocato.jpg. Bello, bello. Quando chiedi l'avvocato. Va bene, dai. Nice meme. Amazza. Voglio dire, guarda quelle armature lì. Non puoi prenderla seriamente, boh. Forse pensano lo stesso di te. Quindi tutto quanto è chiaro riguardo gli appuntamenti di domani, immagino. Sì, grazie molte. Eccoli lì, Susato-san e Lord Strongheart. Mi chiedo di cosa stiano parlando, sembrano molto seri. Molto bene, non c'è nient'altro da discutere. Puoi tornare nei tuoi appartamenti. Senza dubbio hai molto da fare in preparazione per il tuo ritorno a casa. In che senso? Aspetta, che cosa ha detto? Il tuo ritorno a casa. Susato-san! Mr. Naruto. Che cos'era tutto questo? Ah, Mr. Naruto. Grazie per essere venuto a prendere la tua collega. Che cosa sta succedendo? Perché stavate parlando riguardo il ritorno a casa di Susato? E domani? Domani? Ma è il processo di Ginny. Intendi? È stata formalmente accusata ora. Oh cielo. Miss Susato! Che sta succedendo? Oh, per favore, non preoccuparti, Mr. Naruto. Soltanto io torno in Giappone. La tua vita qui può continuare come... Non è quello che ho chiesto! Cosa è successo? Perché te ne stai andando?
È mio padre. Si è ammalato. Oh no! Il professore Mikotoba. Se posso. Sì, scusi. Tu devi essere l'imputato. Rinosuke Naruhodo, credo? Ah sì, è giusto. Il mio nome è Yuger Mikotoba. Sono professore della medicina forensic all'Università Yumei. Forensic sarebbe la come si dice, la scientifica, giusto? Quella sul campo. Abbiamo ricevuto un telegramma internazionale dall'Impero del Giappone che ci informava della notizia. 10 giorni fa mio padre è collassato con la febbre. La causa è sconosciuta. Ma sembra che diventi più debole ogni giorno. Io non ci credo. Come ben sai, il viaggio da qui alla tua capitale, Tokyo, ci impiega 50 giorni. Penso che sarebbe prudente nel far andare Misusato, la partenza di Misusato più rapidamente possibile. Sì, assolutamente. La sera a Londra come prima cosa domani mattina. Non ci posso credere. Quindi Gina è stata accusata. Dovrà apparire in corte. Sì, è stata formalmente accusata un paio d'ore fa. E la data del processo è stata già scelta per domani. No, neanche 24 ore dopo. Gina. Ah, la ragazza alle strade. E l'omicidio di Baker Street, della ragazzeria di Baker Street, sì. Un caso fin troppo traspicuo. La ragazzina è stata disturbata nel frattempo di una rapina e ha sparato l'uomo nel panico. No, lo Yard ha già fin troppo da fare, senza perdere tempo in questi casi apri e chiudi. Non è perdere tempo. Ginny non farebbe mai qualcosa del genere. Mr. Naruhodo. Sì, Lord Strongheart? Per quanto riguarda i tuoi servizi così ottimi per il momento, io ignorerò l'insolenza di questa giovane ragazza. Ma non ho memoria di aver dato il permesso di far entrare un bambino nel mio ufficio. Vattene, ora. Ma... Certo, Lord Strongheart. I criminali diranno... Le bugie quanto più palpabili, menzogne quanto più palpabili, per evadere la giustizia. La polizia non può permettersi di perdere tempo per cercare di scoprire tutte queste verità. Nel frattempo altri crimini stanno venendo perpetuati. Abbiamo problemi ancora più seri da contendere. Problemi ancora più seri? Non ha detto Gregson qualcosa del genere ieri? Sì, ispettore Gregson ha fatto un simile rimarchio ieri. Non è un vostro problema. Sono certo che non debba ricordarvene. Tre minuti precisamente prima del mio prossimo meeting. Scusa, vorrete scusarmi? C'è solo un'altra cosa, Lord Strongheart. Sarebbe? È il processo di Miss Lestrade. Mi chiedo se mi permettereste di farla difendere. Una suggestione giusto in tempo. Scusi? In questo argomento la ragazza non ha una presentazione. Ma non è giusto. Beh sì, può essere una ladra, ma ha comunque bisogno di un buon processo. No, non malinterpretatemi, giovane ragazza. Il governo dà alle persone troppo povere per permettersi rappresentazione un pubblico difensore.
e lei deve soltanto firmare i giusti fogli e un avvocato difensore sarà assegnato al caso. Anche vero che la ragazza in questione ha rifiutato questo suo diritto. Ma perché dovrebbe farlo? Domanda che dovresti fare direttamente a Miss Lestrade. La troverai nella prigione locale. Sì, grazie. Ora è tempo che io me ne vada. Arrivederci. Che giorno. Gina, accusata di omicidio. Susato-san che deve andarsene. Viene Mr. Naruto, Iris. Dobbiamo sbrigarci. Ma Susie, te ne andrai in Giappone domani mattina, vero? Non devi fare le valigie. Come assistente giuridica di Mr. Naruto, le mie personali circostanze non sono di conseguenza. La mia sola ragione rimane quella di aiutarti in qualunque modo possibile. Grazie, Mr. Susato. Oddio, non saprei quanto la farei rimanere. Cioè, se suo padre è malato e sta... come che rischiatta. Ha uno sguardo molto preoccupato. Credo che dovremmo visitare Gina. In ogni caso... Ah, ok, quindi poi se ne... Ah, quindi dice... Se ne va, però nel frattempo mi aiuta. Vorrei almeno salutarla prima di andarmene. Wow! Sì, sembra una buona idea. Andiamo! Se devo essere onesto, sono ancora scombussolato. Devo fare ciò che posso, come avvocato. Ma prima di andare in prigione, piccola pausa che vado a prendermi dell'acqua. E rieccoci. Preso l'acqua, sono tornato. Neanche il tempo di andare a bagno. Però mi sono perso le ciabatte. È ovvio, finché metto quella di destra a sinistra, è poi difficile trovare l'altra, poi vedi. Allora. Momento prigione. Mm. 16 aprile, prigione locale, cella numero 13. Ah. Ciao di nuovo, Gina. Che ci fate qui? Giusto per farci puntare addosso quel lanciagranate, immagino. Penso di dover migliorare il modo in cui si mettono le munizioni dentro quella cosa, vero? Guarda, puoi venire quante volte vuoi, ma non c'è nient'altro da dirti. Esatto. Gina, mi chiedo se potresti sentirmi.
Ascoltarmi. C'è qualcosa che vorrei dirti. Che vuoi? Mi dispiace dirtelo. Ma devo dirti addio. Ah? Addio? Domani devo partire per un viaggio per tornare a casa. In Giappone. Temo che non ci vedremo mai più. Oh, va bene. Ho avuto il piacere di conoscere tante deliziose persone qui a Londra. E ho dei meravigliosi ricordi. E nonostante tutte, per come stanno le cose ora, sarà una triste partenza la mia. La povera Iris è così triste. Susie. Beh, non so affari miei. Sì, Iris e Mr. Naruodo credono che tu sia innocente, Gina. Hanno messo la loro fede in te. Ma in qualche modo, tu non puoi trovarla nel tuo cuore per metterla in loro. Sì, esatto, non posso. E quindi? Mi fa male dire addio ai miei amici quando sono così chiaramente infelici. Per colpa tua. Ma ora è colpa mia? Sì. E quindi una richiesta finale, Gina. Prima che le nostre strade non si incrocino mai più. Qui e ora. Voglio che tu mostri a entrambi che tu non meriti la fiducia che hanno investito in te. Eh? Solo facendo ciò, sarai davvero sola come dici di essere. Di che stai parlando? Che ti aspetti che faccia, eh? Ci hai detto che tutti mentono. Quindi dimostralo. Ammetti una delle tue bugie. E quello che ci hai detto prima, Ginny. Hai detto che... Hai detto delle bugie imperdonabili. Devi dire a Mr. Naruodo e Iris la verità ora. È la mia ultima richiesta prima che me ne vada. La mia ultima richiesta come assistente giuridica. No, io non posso. Qualunque cosa siano queste bugie, pesano palesemente sulle spalle di Gina. Gina, potrei avere torto, ma... C'entra qualcosa con quello che è successo 2 mesi fa? Qualcosa riguardo quel processo? Quello in quale Mr. Magnus McGilded era imputato. Ah. Il caso di quel misterioso assassinio che ha avuto luogo all'interno dell'omnibus. Tu sei stata chiamata come testimone dalla procura. È questo ciò di cui si tratta. Sì, hai ragione. Perché in quel processo ho mentito. Ho mentito come non crederesti. Ce ne parleresti ora. Come detto, è successo tutto 2 mesi fa. I poliziotti mi hanno presa e mi hanno sbattuto al bancone dei testimoni. E basandosi sulla tua testimonianza, Mr. McGilded è stato dichiarato innocente. Sì, beh, la cosa è... Ho mentito su un sacco di cose. Lo sapevo. Che tipo di cose... Su quali tipo di cose hai mentito? Mi stavo nascondendo sotto il sedile quella notte. Quella era la verità.
ed era buio pesto dentro, lì dentro. Non si poteva vedere niente. E dopo... ho sentito quel peso, quel suono pesante, come qualcuno che cadeva per terra. Ed è quando Mr. McGill ti ha scoperto. Sì. Mi ha tirato fuori da lì sotto e mi ha fatto sedere a fianco all'uomo morto. Non c'era molta luce per vedere, ma quando ho guardato le mie mani, avevo tutto il sangue su di loro. Ero così spaventata, non potevo neanche parlare. Avevi il suo sangue sulle tue mani? In altre parole, era Gina che i testimoni avevano visto dal tettuccio. E allora Mr. McGill ha iniziato a chiederti delle domande, giusto? Chi eri? Cosa ci facevi lì sotto? Sì, l'ha fatto. Solo non è tutto. Che intendi? Voglio dire che mi ha minacciata. Ti ha minacciato come? Mi ha fatto giurare. Riguardo ciò che avevo visto e ciò che avevo sentito. E riguardo ciò che avrebbe fatto dopo che il tizio sarebbe stato trovato morto. Mi ha fatto giurare che non avrei detto a nessuno riguardo ciò. E l'ho fatto. No, anzi, se l'avessi fatto, ha detto che me l'avrebbe lasciato andare prima che arrivassero i poliziotti. Gina, devi dirmi che cosa ti ha chiesto di giurare. Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Tutto. Vedo che Mr. McGilded ti ha fatto giurare di aver detto di non dire a nessuno ciò che hai visto. Ma eri nel compartimento col buio pesto lì sotto, giusto? Sì, e Mr. McGilded che sedeva sopra la sua testa, se ricordo bene. Sì, è vero, ma... è stato allora che ho sentito il tonfo del tizio che cadeva sul terreno. E ho fatto un piccolo urletto. Non sono riuscito a trattenermi. Mr. McGilded l'ha sentito e mi ha trascinato fuori. Ed è allora quando l'ho visto. Era per terra vicino al vecchio, che era stato accoltellato. Un dischetto, tutto brillante e luccicante. Un dischetto? Intendi? Sì, è quello. Quello che il tizio mi ha rubato al Windbank. Quindi quel disco musicale era lì, per terra sull'omnibus? Non per molto. Non per molto. McGilded l'ha ritrovato subito. L'ha preso e se l'è ficcato dentro la sua tasca interna. Quindi quel disco era nell'omnibus 2 mesi fa, alla scena del crimine di Mr. Mason. E il tizio mi ha detto che non avrei dovuto parlarne a nessuno. E siccome era così buio lì sotto, stavo cercando di aguzzare le orecchie tutto il tempo. Dopo un po' ho sentito la porta aprirsi e dei passi all'interno della cabina. Probabilmente era Mr. McGilded che entrava sull'omnibus. No, non solo lui. Perché sono riuscito a sentire i passi di 2 persone. In quel caso, probabilmente sarebbe stato Mr. McGilded la vittima. Mr. Thrice Fired Mason. Nella sua testimonianza durante il processo, Mr. McGilded ha detto che ha dormito durante il viaggio. Quando sono su un carro, che mi coglie questa stanchezza? Io soccombo sempre. E la tua stessa testimonianza, Gina, l'ha supportato. Tutto ciò che potevo sentire era l'Irlanda. Era. Sì, l'irlandese. L'Irishman Snoring.
Vabbè, giusto, sì. Se non sto brinfartando. A meno che non... C'è un modo... vuol dire qualcos'altro? Certo, vuol dire irlandese. Non vuol dire nient'altro? Come Englishman è a volte sinonimo di gentiluomo. No? Detto stronzata? Detto stronzata. Andiamo avanti. Sì, non era esattamente vero. Nessuno dei due era addormentato. Potevo sentirgli parlare tutto il tempo, a bassa voce. Cosa? Di che cosa stavano parlando? L'inglese massimo è pennies on the table. Peraltro l'hai pure scritto. Mi spiace, non lo so. Il suono dei cavalli e le rote erano troppo rumorosi. Ma ci dice comunque qualcosa. Mr. McGill e la vittima si conoscevano. Quindi Mr. McGilded stava mentendo, come sospettavo. Sapevo che non ci avrebbe impiegato molto prima che qualcuno facesse partire allarme dopo che il tizio fosse stato ucciso. Sì, hai ragione. Gli altri passeggeri nel tuccio l'hanno notato molto presto. Così quando si è fermato, McGill mi ha detto di nascondermi sotto il sedile di nuovo. Sono entrato e ho aspettato. E lì sopra sono scappati i pigliai di poliziotti. Sì, Mr. Fairplay e Mr. First. Lady First e Bruce Fairplay. Giusto. E dopo che... Vai, voglio la prossima battuta. A caso mi dissocio. Parole tue, non mie. Giusto. E dopo che sono andati, McGilden ha chiesto al... cocchiere... Penis on the table. Vabbè, dai, era abbastanza... Era abbastanza scontata. Però comunque, vale sempre la pena. McGilder ha chiesto al cocchiere di fargli un favore. Un favore? Ora, amico mio, ciò che devo fare è prendere questo piccolo giaccone, questo piccolo mio giaccone, e depositarlo alla regatteria. E per i tuoi problemi, vediamo un po', ti darò 10 guinea. Ok, 10 guinea... intendi dire... che è andato a Baker Street. Esatto, hai capito. Era Windybank. E allora... si è pigliato i soldi e è andato a poppare il giaccone quanto più velocemente poteva. Quindi non c'era nessuno nel carro. McGilded quindi ha aperto la scatola sotto il sedile. E mi ha lasciato scappare, ma non senza condizioni. Capisco. Quali erano le condizioni di McGill da allora? Per lasciarti andare, intendo. Non dire un'anima. Non per niente al mondo. Riguardo a ciò che ho visto e ciò che ho sentito. E... c'era qualcos'altro. Qualcos'altro? Sì. Questa è la cosa più importante, ha detto. Sto mandando il cocchiere a fare un lavretto per me, con un po' di resto, un qualche monetuccio in mano. Ora, hai sentito cosa gli ho chiesto? Hai sentito niente? Mi hai chiesto di poppare il tuo giaccone, giusto? Bene. Il tizio ha preso il mio giaccone a depositarlo a un ragazziere qui vicino. E voglio te, ragazzina. E voglio che tu, ragazzina, prendi il redemption ticket. Capito?
Cosa? Vogo pigli io il ticket. Esatto. E io lo verrò a riprendere da più tardi da te. E qualcuno... entro 2 mesi. Tu devi tenerlo finora, chiaro? E qualunque cosa tu faccia, non perderlo. Ho capito. E se per qualunque ragione dovessi essere ritardante, tu devi andare al regattiere Windybank e estendere il prestito prima che i 2 mesi svaniscano. Se tu ti dimentichi, l'articolo sarà forfettato e chiunque potrebbe comprarlo. Ah? Huh? Ma... non ho quel tipo di soldi. Eccoti 5 pound. Dovrebbero essere abbastanza. Ci capiamo, ragazzine? Non fare niente di strano. Se tu vai contro di me... Sì, ho capito. Brava! Hai un'altra cosetta? Entro un paio di giorni sarei visitato dalla polizia, non ne ho dubbio. I poliziotti? Sì, verranno a chiederti di venire in corte e parlare come testimone. Quindi parliamone un attimino, eh? Cose che potresti dire e che cose non potresti. Sono un sacco di rivelazioni comunque. Wow. E dopo che abbiamo finito, ho volato. Me ne sono andata quanto più lontano quanto potessi. Ha nascosto il ticket della rigatteria in qualche cespuglio lì vicino. E sono andata a prendere il giorno dopo. Quindi Mr. McGilded l'ha pianificato. E ha forzato Gina nel dare falsa testimonianza. Suppongo che tu sia pronto a finirmi, eh? Ho mentito. In quel grande tribunale. Ho detto delle frottole. La cosa è... Ma ha detto che non ci avrebbe più fatto vive nei bassi fondi. È con quello che mi ha tenuto in scacco. Che uomo malvagio. Sapeva che cosa succedeva nei bassi fondi. Sapeva che nessuno ci avrebbe protetto. E che stavano cercando di difenderci uno per l'altro. Intende dire che Mr. McGilded avrebbe... E non battito di ciglia. Avrebbe mandato chiunque a inseguirci fino a lì se avesse voluto. E dove saremmo andati poi, eh? Da nessuna parte, ecco dove. Quindi non avevo scelta. Grazie, Gina, per averci detto tutto. Ma... Ora sono fregata, eh? Vai, ammettilo. Devi essere furioso. Beh, poi... Puoi fare ammenda facendo una... Un piccolo favore a me. Un favore? E che favore? Firma i fogli di rappresentazione per il processo di domani. Eh? Se non vuoi che io ti rappresenti, puoi strapparli dopo. Abbiamo bisogno di che quei fogli siano firmati, o non possiamo investigare. La polizia non ce lo fa fare. Investigare cosa? È la scena dell'incidente di ieri notte. Mr. Sholmes è stato sparato, sai. Cosa? Harley sta avendo una grande operazione ora, Ginny. Si è fatto tanto male, nel senso che starà bene. Sholmes starà bene, sì?
È per questo che voglio investigare. Per il bene di Mr. Sholmes e tanto quanto tutto il resto. E va bene. Quindi ciò che devo dire, ciò che stai dicendo è che io firmo questo foglio e tutti sono felici, giusto? Qualcosa del genere. Mi sei scusato? Ah, sì, certo. Ecco qui. Io non ho bisogno che nessuno mi tenga, mi guardi a spalle, però. Nessun avvocato né niente del genere. Povera Ginny. Sembra così sola. Beh, almeno questo vuol dire che possiamo investigare la scena, quindi vai ancora. Sì. E forse possiamo tornare a visitare Ginny quando abbiamo finito qui? Quanta lore! Credo che finalmente siamo riusciti a rompere il gusto di Gina. Si è un po' aperta a noi. E ora, chi ha i suoi fogli, nessun altro può sapere che responsabilità sia. Lore... Max. In ogni caso, per ora vuol dire che l'ispettore Gregson non può fermarsi ad investigare Windy Banks. Anche se qualcosa ci dice che non se ne sarà felice. Continua. Detto ciò, ragazzi, la puntata di Ace Attorney direi che finisce qui. Ma siccome so che nessuno si guarda i VOD, ok? Ma siccome io sono fissato che il VOD deve essere pulito, cosa faccio? Chiudo live qui e la riapro un istante dopo per giocare un po' a League of Legends, perché non ho ancora finito, sono ancora bello carico, quindi non è ancora arrivato il momento di chiudere la live. Non voglio neanche avere l'intero episodio che è durato quanto? 3 ore? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza di episodio e magari 2 ore di League of Legends. No bueno. Quindi direi che salviamo. E... Oh no, Lola, allora mi dileguo. Va bene, dai. Se non vuoi neanche lurcare, non, nessun problema. È legittimo, ognuno al suo. Quindi... io direi che faccio un bel Alt F4 e per chi sta guardando il VOD, ciao! Non voi altri, un F5 e torniamo.